oggi insieme faremo di intrecci preziosi questo bellissimo portacellulare. Allora, voi l'avrete già visto in alcune mie foto, Total Black. Io oggi volevo farlo in contrasto usando questo cigno italiano molto fucsia e naturalmente le componenti del kit così composto. Allora, vi arriverà la patellina. Io ho questa con le note musicali veramente molto 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 bella. Poi ci sarà la scocca in Ecoflex della dimensione giusta per la patellina. Poi vi saranno le minuterie. Allora, questo sarà il passante per attaccare poi il gancino, vedete? E ovviamente viti e quant'altro vi serve per affrancare il tutto. Adesso non so tirarle fuori perché le viti sono piccole e si perdono molto molto facilmente. Quindi direi che detto questo, io posso tranquillamente iniziare con la realizzazione del nostro portacellulare. Veramente molto bello. Allora, con un uncinetto numero 3 vado ad iniziare la mia catenella di 18, ecco qua, 18 catenelle, quindi una, due, tre, stiamo belle morbide, 4, 5, 6, 18. Allora, vedete che appoggiando rimane più o meno, ecco, lungo uguale. Allora, ho provato a farlo più piccolo e poi mi tirava perché l'Ecoflex è abbastanza rigido, quindi dopo aver fatto 18 catenelle ne aggiungo una ovviamente per girare. Fatta anche questa, entro nella seconda dall'uncinetto e inizio a fare tutto un giro di maglia bassa. Arrivati a fine giro, e vi dico anche i centimetri, sono 11 e mezzo più o meno, scusate, 11, non 11 e mezzo. Mettiamolo giù bene così posso dire perfetto. Con precisione sono, ecco qua, 11 centimetri. Vi dico i centimetri perché a seconda del filato della vostra mano e dell'uncinetto che utilizzate potrebbero variare i punti d'inizio. Quindi io ne ho messi 18 più 1 per girare, ma a voi a seconda della vostra mano e del vostro uncinetto potrebbero volercene di più o di meno. Quindi faccio riferimento alle misure. Come continuiamo? Allora, andiamo a continuare in questo modulo. Intanto sposto questo. Ho fatto l'ultima maglia, ci rientro, quindi rientro nella catenella iniziale. Stanno attenti a non prendere la codina, altrimenti viene fuori un macello. E faccio una maglia laterale. Dopodiché, sempre nella stessa, ne faccio un'altra e mi ritroverò sotto al lavoro, quindi dall'altro lato. Ora vado a lavorare. Allora, questa che abbiamo lavorato è la prima di 18 maglie. Vado, mi infilo proprio qua nelle catenelline. Vedete che ci sono le catenelle qui? Nelle catenelle e vado a fare le mie 18 maglie alte, quindi tolta la prima, 17. Quindi quello che ho fatto sopra lo faccio sotto. Non ho fatto angoli, non ho fatto niente, ho semplicemente fatto una maglia lateralmente alla lavorazione. Ecco qua. Sono arrivata a 17, vado a fare la diciottesima, entro nel diciottesimo forellino, ne faccio due, perché dobbiamo comunque trovarci sul laterale.
Ora vado a lavorare tutte le maglie continuamente in circolare, quindi lavoreremo a spirale. Quindi rientriamo nella prima e facciamo la maglia bassa, nella seconda e facciamo la maglia bassa. Scusate, sposto il portarotolo da questo lato così non mi passa davanti il filo. Andiamo a lavorare a spirale fino all'altezza del nostro supporto in Ecoflex, quindi niente di più, niente di meno. Vedete? Sto veramente lavorando in maniera facilissima, tutto maglia bassa. Poi se voi volete usare un altro punto, liberissimi, io ve lo faccio vedere proprio semplice, perché secondo me usare un punto per il portacellulare lo riempiva troppo, volevo una linea pulita, semplice, non troppo ingombrante. Quindi vedete, vi sto facendo vedere il giro. Vedete che qua fa la gobbetta, poi noi la gireremo dal lato giusto, ecco, in questo modo, e sarà proprio, vedete, si piegherà in questo modo e all'interno ci metteremo l'Ecoflex. Vedete che si piega in questo modo. Quindi vi faccio vedere ancora qualche punto. Poi vi faccio vedere che l'Ecoflex ci entra perfettamente, perché questo è l'importante. Voi fate questo giro, ma se vi accorgete che l'Ecoflex non ci entra, ricominciate, perché è molto importante che ci entri. Ecco qui, come rotola bene, questo non rotola bene niente. Ecco di qua facciamo l'angolino, anche questo. Abbiamo fatto anche quest'angolo. Vedete, all'inizio vi piega in questo modo, poi voi lo piegate così. Ora cosa facciamo? Tiriamo un attimo il filo e andiamo a piegarlo, perché questa sarà la piega che dovrà prendere poi quando sarà finito. Prendiamo la nostra scocca in Ecoflex e andiamo a provarla. Vedete? Allora, in questo momento sembra un po' larghina. Vi assicuro che salendo, perché vedete c'è un pezzettino di qua e un pezzettino di qua, vi assicuro che salendo si tirerà, perché poi dovrete anche riuscire ad infilarla. Quindi io vi consiglio di lasciarla così, se è leggermente abbondante, e con leggermente intendo proprio poco di qua e poco di là, perché se è troppo non va bene, però in questo caso è veramente minimo il gioco che fa, e ve lo suggerisco perché man mano che voi salite poi potreste far fatica ad infilare la scocca. Quindi questa è la misura che per me è perfetta. Volevo farvi notare che ciò che prima sembrava largo adesso, vedete, è giusto. Quindi se avete un po' di gioco all'inizio del lavoro è meglio, perché così il nostro Ecoflex entra ed esce molto più agevolmente. Vedete? Ecco qua. Perfettamente. Io ne avevo fatto un altro molto preciso, che poi vi farò vedere, avrete visto dalle immagini di copertina, di presentazione, ma facevo fatica a far entrare ed uscire l'Ecoflex, quindi ci stava comunque, per carità, però la cosa non era tanto agevole, e ho deciso di aggiungere una maglia in più proprio per riuscire poi a inserire ed estrarre agevolmente il tutto. Quindi, come vedete, io sto proseguendo e la cosa è velocissima. Come già detto, arriviamo fino a qua e poi facciamo un giro di maglia bassissima di chiusura, anche per mascherare il gradino. Vedete, perché lavorando a spirale c'è il gradino. Quindi anche per mascherare questo gradino faremo un giro di maglia bassissima. Eccoci giunti, vedete, ho lavorato tutto il mio pannellino,
e dentro ho inserito, vedete, l'Ecoflex. Ora lo tolgo e vedete che qua c'è lo scalino. Quindi io adesso cosa farò? Andrò a lavorare tutto un giro di maglia bassissima in questo modo. Ecco qua, scusate, magari esco dall'inquadratura, ma devo starci dentro. Vado a fare tutto un giro di maglia bassissima, così che vado ad eliminare lo scalino della lavorazione. Aspettate, ecco qui. A spirale, perché il problema della lavorazione a spirale non è altro che quell'antiestetico scalino che si crea. Quindi vado avanti per tutto il giro a lavorare a spirale e ovviamente quando arrivo a fine giro vi faccio vedere come chiudiamo per non far vedere lo scalino. Allora, mi sono fermata a una maglia prima dell'inizio del giro maglia bassissima. Quindi cosa facciamo? Tagliamo, sfiliamo il filo e entriamo in questo modo. Quindi sfiliamo ovviamente. Okay. Ecco. Entriamo da dietro sotto. Vedete, sotto la maglia bassissima e non al centro, ma proprio sotto in questo modo e poi sotto a quella prima in questo modo. Vedete? Il gradino non c'è perché abbiamo lavorato sotto. Ora nascondiamo il nostro filo. Ecco qua. Io lo prendo, non so se esco dall'inquadratura, lo faccio entrare qua così e poi allora, lo taglio e lo brucio. Ecco qua. Quindi abbiamo fatto, vedete che il gradino non si vede in nessun caso, è tutto perfettamente allineato. Quindi ora cosa facciamo? Andiamo. Prima di tutto a decidere in che modo attaccare la nostra patellina, quindi vediamo quanto vogliamo girare, perché possiamo decidere noi quanto girare la nostra patellina. Io andrei sotto di 1 cm, quindi così. Perché facciamo questo? Perché dobbiamo vedere dove cucire la nostra calamita. Quindi ora vado a prendere ago e filo e cucio la calamita prima di infilare l'Ecoflex, perché una volta infilato l'Ecoflex non possiamo fare più nulla. Quindi prendo il necessario e cucio la mia calamita. Quindi prendo lo stesso filato usato fino ad ora, taglio una porzione, la infilo all'interno del mio ago tirafettuccia e faccio un piccolo nodino così, tengo bene, ecco, in questo modo fisso e all'interno, ecco qua, vedete, vado a prendere il mio primo forellino. Preso il primo forellino, siamo quasi a cavallo perché non dovrebbe più muoversi. Ora entriamo ed usciamo in questo modo. Può sembrare difficoltoso, ma vi assicuro che non lo è. Lo è in questo momento per me perché devo farlo sotto la telecamera, ma non lo è assolutamente. Ecco qua, vedete che sta uscendo l'ago. Ecco qui, lo metto di lato, rientro in questo modo. State attenti a non uscire dal retro, ma ecco qua, dall'interno. Scusate se mi muovo molto, ma adesso è abbastanza fissato, quindi posso anche girarmi in modo più agevole. Allora, in questo modo, ecco qua. Quindi vado a cucire in questo modo la mia calamita.
Vedete, non è per nulla difficile, anzi, è anche abbastanza semplice, scusate, con la mano destra, se no, non essendo mancina, diventa difficile. Ecco qui. In ultimo, vado a mettere l'ultimo passante. Ecco qui. Stringo bene in questo modo. Ora ribalto il pezzettino che non è difficile da ribaltare perché è qua e vado a fare il nodino con l'inizio. Brucerò anche questo nodino. Mi raccomando, bruciateli dopo averli tagliati, altrimenti vi si disfa tutto. Io adesso ne lascio anche un pochino, tanto rimane all'interno e non si vede nulla. E quindi abbiamo attaccato la nostra calamita. Un'altra cosa che dobbiamo andare ad attaccare prima di attaccare l'Ecoflex è la nostra, ecco qua, il nostro passantino. In questo modo. Poi qua ci sono tutte le nostre vitine, decidiamo quali vogliamo usare. Ecco qui, apriamo le nostre vitine, voilà, ed andiamo, svitiamo. Io sceglierò quella più lunga, ci sono due misure, io sceglierò quella più lunga. Perché l'attacco subito? Perché se io l'attacco dopo aver attaccato l'Ecoflex, la vite all'interno del nostro portacellulare sfregherà sul nostro cellulare. Quindi, cosa facciamo? Andiamo ad attaccarla subito. Quindi, cosa facciamo? Giriamo sul retro, decidiamo qual è il centro. Io mi aggancerei più o meno qui, tenendo presente poi dove dovete attaccare la patellina. Quindi infilo la mia vite in questo modo, la faccio uscire all'interno in questo modo. Dopodiché metto vedete, cerchiettino che va a bloccare il tutto e avvito la vite. Io in questo caso, sì, l'ho fatto giusto, l'ho fatto sbagliato, l'ho fatto sbagliato al contrario, perché volevo tenere questa vite grossa all'esterno. Potete decidere voi comunque. Allora, facciamo al contrario. Facciamo in questo modo. Vi faccio vedere tutto fatto per bene mentre lo faccio perché, ecco qua, attacco questa. Vado all'interno, mi si vede, sì, l'attacco qui, ecco qua, passando tra le due maglie così non le rompiamo, mi aggancio qui sotto, eccoci qua, prendo il mio moschettone, per ora lo metto verso il basso così vedete bene, in questo modo, e vado ad avvitare la mia vite mediante cacciavite. Sempre prima di infilare l'Ecoflex andiamo ad attaccare la nostra patellina. Per essere sicuri che sia giusta, vedete, la agganciamo qui e andiamo a girarla in questo modo. Vedete, così abbiamo il riferimento di dove cucirla. Quindi prendiamo sempre il nostro aghetto. Facciamo sempre il nostro nodino, giusto per agganciarci bene. La prima, ecco, lo faccio entrare da qua. Vediamo. Ok. Ecco qui, così rimane fissato col nodino. Controlliamo che sia giusto. Vedete? In questo modo. Perfetto. Ora, per facilità di cucitura, possiamo tranquillamente sganciare
e cucire la nostra patellina seguendo ovviamente la linea delle maglie. Quindi andiamo dritti, entriamo qui e cuciamo. Ripeto, sembra tutto molto difficile, ma solo perché io ho la videocamera e quindi per rimanere a favore di videocamera ho qualche difficoltà, ma vi assicuro che è molto molto semplice. Allora, entriamo di qui. Vedete? Sempre la codina piuttosto lunga. Voi fate riferimento alle maglie sotto. Vedete le maglie sotto che sono, siete sempre sulla stessa maglia, quindi fate riferimento alla maglia sotto per vedere se state andando dritti. Quindi mi punto in questo modo, poi alzo e sono sicura che sono dritta. Stessa cosa, in questo modo è più semplice invece dall'interno perché lo vedo bene. Entro e tiro, raddrizzo, sono dritta, scusate, ogni tanto finisco fuori, ecco qui, e tiro. Mi piace moltissimo l'idea del fucsia e del nero. Andiamo dritti, mi raccomando, se no ci ritroviamo la patella che da un lato è più vicina e da un lato è più lontana, quindi andiamo dritti dritti. Ancora entriamo di qui e centriamo il foro. Eccolo qua. Voilà. Siamo giunti quasi alla fine. Di qua è già più semplice perché posso entrare così. Finito di attaccare la patellina, io vado con un secondo giro. Quindi vedete, entro ed esco. In questo modo rimane più semplice perché comunque la nostra patella già è affrancata, è bella dritta, quindi non dobbiamo più tenerla chissà come. Quindi vedete, entro ed esco per fare la seconda andata. Perché faccio così? Perché così rimarrà più stabile, anche perché la patella deve piegarsi e se non è affrancata bene, rischiate che insomma prima o poi si stacchi. Quindi vedete che da dentro fuori, ecco qua, io fisso la mia patella in questo modo. Vedete, così è ben cucita. Ora dall'interno non faccio altro che fare stessa cosa di prima, con il filo di partenza vado a fare un nodino che poi brucerò in questo modo. Uno, un bel nodo. Ecco qua, taglio, neanche tanto corto, tanto rimane nell'Ecoflex, giro e vedete a questo punto il nostro portacellulare è quasi quasi finito. Perché? Perché adesso dobbiamo andare ad attaccarci l'Ecoflex. Allora, per mettere l'Ecoflex, per quello che vi avevo detto, rimanete un po' più larghi, altrimenti poi non entra. Allora, prima lo infilo così. Allora, e ci entra abbastanza. Per agevolarmi, io cosa faccio? Prendo il mio cellulare, lo infilo perché così è più duro e vedete? L'Ecoflex entra proprio bene. Faccio fuoriuscire il mio cellulare e non vado altro che a cucire i forellini dell'Ecoflex alla mia scocca fatta all'uncinetto, e questa proprio è la cosa, è la parte più semplice. Fatelo aderire bene, fatelo entrare bene, così da non avere proprio il bordino dell'Ecoflex che fuoriesce, però vedete in questo modo. E adesso vado a cucire l'Ecoflex al mio portacellulare. Per cucire l'Ecoflex al mio uncinetto, alla mia parte in uncinetto, non faccio altro che fare così. Quindi entro, ho lasciato lungo apposta questo per poi fissarlo,
entro nella maglia vicina e riesco dallo stesso foro in modo che non si veda, vedete, va a scomparire all'interno del punto la nostra cucitura. Stessa cosa, vado nel punto a fianco, entro in un punto, entro in un puntino vicinissimo, quindi prendendo vicinissimo in modo che non si veda assolutamente nulla e riesco dallo stesso foro. Perché così vedete, non si vede assolutamente la cucitura. E faccio questo per ogni, tiriamo bene per fare alzare bene, ecco, la lavorazione. Vedete, entro a metà. E rientro nello stesso foro perché così non si vede nulla. Continuo per tutto il giro. Ecco qui il nostro portacellulare fatto. Guardate qui, qua c'è la nostra bella impuntura a contrasto. Io l'ho voluta a contrasto, ma voi se lo fate nero su nero non si vede niente, oppure potete cucire con filo di nylon e non si vede nulla. Qui abbiamo il nostro moschettone. Guardate che bello che si apre e si chiude per poterlo agganciare tranquillamente a qualsiasi passante. Sul davanti abbiamo la nostra bellissima patella. Andiamo ad aprire, dentro c'è il mio cellulare, vedete? E all'interno, guardate che belli, si vedono in contrasto sull'Ecoflex le cuciture anch'esse. Fatte in contrasto. Ora vedete, io rinfilo il mio cellulare, è una 6 Plus, quindi molto molto un cellulare molto grande. Vado a richiudere, ecco, in questo modo il mio portacellulare e questo è l'effetto finale. Eccolo qua. Io ho preso con le note musicali, poi quando usciranno anche altre pelli potrete scegliere tra vari colori, varie pelli, insomma. Ho bruciato, mi raccomando, tutti, una volta tagliati i nodini, li ho bruciati con l'accendino, mi raccomando, altrimenti potrebbero poi sfuggirvi. Ringrazio la Fede di Intrecci Preziosi. Spero di portarvi sul canale qualche altro progettino fatto con i suoi materiali che sono assolutamente di altissima qualità, artigianali. La cura di Davide e Federica sono veramente inconfondibili. Vi mando un bacio grande, vi metto tutti i link in descrizione. Spero che vi sia piaciuto anche questo mio piccolissimo tutorial. A presto, ciao ciao dalla vostra Luci.